Slogan: sono in corso riacei mondiali antirazzisti con 100 squadre che si affrontano in tornei di calcio, pallavolo, basket e beach rugby. Andiamo allora proprio a Riace da Emilia De Simone. Sì, un buon pomeriggio da Riace sulla costa ionica calabrese, cittadina simbolo dell'accoglienza, dove da ieri sono in corso i mondiali antirazzisti organizzati dal GUISP, Unione Italiane Sport per Tutti. Siamo in compagnia di Carlo Balestri, che è l'ideatore di questa iniziativa. Allora, lo sport può essere collante sociale per l'integrazione? Lo sport, se, come dire, se utilizzato nella maniera giusta, può essere sì un collante forte per l'integrazione. Noi attraverso i mondiali cerchiamo di far sì che le diversità diventino una ricchezza, rendiamo anche più flessibili le stesse regole dello sport per far sì che diventi un mondo d'accoglienza. Siamo quest'anno, abbiamo portato la nostra carovana a Riace dall'Europa, per cui delle squadre che arrivano dall'Ipsia, dalla Francia, dalla Germania, piuttosto che delle squadre che arrivano da Milano, da Bologna e da molto sud, da Palermo, eccetera, eccetera. L'abbiamo portato qua perché pensiamo che la forma mentis, insomma, dei mondiali, lo stesso format dei mondiali, ben si ispiri a quello che è Riace, un sistema d'accoglienza che ha funzionato, che è stato un sistema di accoglienza virtuoso e che noi abbiamo portato qua la nostra iniziativa per far sì che, insomma, questo sistema riprenda un po' a vivere e a respirare. Crediamo che, insomma, sia i mondi d'accoglienza che ci sono sulla terraferma, sia le possibilità e le varie persone che salvano vite umane in mare, siano la parte anche bella di questa società, una società che può essere e deve diventare sempre anche più solidale, aperta. Si giocheranno partite per tutto il giorno fino al tramonto anche domani, e con questo caldo cocente, insomma, un grande sacrificio. Sì, ci sono 56 squadre di calcio, ci sono 14 squadre di pallavolo, varie squadre di basket e di beach rugby. Abbiamo portato il rugby sulla spiaggia e giocano sempre, se continuativamente, ma si divertono giocando. Grazie, per noi è tutto, un saluto da Riace.